A solo una settimana dalla prossima udienza del processo nato dalle denunce dell'imprenditore Maurizio Ciaculli contro Lidl e il gruppo Napoleon, ieri la sua azienda è stata nuovamente vittima di un attentato incendiario in pieno giorno, volendo chiaramente dimostrare di non temere nulla. Il 14 luglio Maurizio Ciaculli tornerà in aula e il clima si fa teso. Secondo l'imprenditore sarebbe infatti evidente il nesso tra i gesti intimidatori, fatti tra l'altro alla luce del giorno, e l'approssimarsi dell'udienza durante la quale si terrà il faccia a faccia con l'uomo che lo avrebbe minacciato con lo scopo di fargli ritirare le accuse. Intanto ignoti hanno dato alle fiamme una delle sue serre. Da settimane abbiamo segnalato che stiamo dando fastidio e oggi forse ho capito che il fastidio lo stiamo dando sul serio, ha dichiarato Maurizio Ciaculli, ripiombato nell'incubo degli attentati incendiari del 2015 e 2016. L'episodio di ieri arriva dopo gli atti vandalici che per ben due volte sono stati perpetrati anche nella serra della protesta di Piazza Gramsci. L'incendio appiccato ieri nell'azienda dell'imprenditore vittoriese ha causato non pochi danni che per fortuna degli operai sul posto sono riusciti a evitare il peggio. La polizia del commissariato di Vittoria, chiamata dall'imprenditore, è arrivata immediatamente sul posto. Maurizio Ciaculli ancora una volta chiede che lo Stato dia quel segnale di presenza nel territorio come promesso da alte cariche istituzionali circa due mesi fa in prefettura di Ragusa. La mafia, ha ribadito Ciaculli, non si batte con passerelle o slogan, ma si batte con chi da anni denuncia molte delle infiltrazioni nella filiera agroalimentare, pagandone un prezzo troppo alto. Hanno appiccato l'incendio vicino nella recinzione della mia azienda agricola, nel punto più vicino dove la recinzione toccava le serre. Per fortuna le serre ormai è campagna finita, sono vuote, ma l'incendio ha provocato qualche danno nella serra, distruggendo circa 500 metri quadrati di serra e poi tutta la recinzione. Lo posso collegare a tante cose, ma non devo essere io a collegarle, ma deve essere chi di competenza. Okay. E naturalmente lamento l'assenza delle istituzioni. Lamento l'assenza dello Stato, la presenza in questo territorio dello Stato che sia forte con i deboli, ma deboli con i forti, a quello che vediamo tutti i giorni. È una cosa che mi fa inorridire, ma noi non possiamo fare nient'altro che continuare con la protesta, le proposte, le denunce, perché ancora oggi sono uno di quelli che crede che la denuncia è la via maestra per poter distruggere atti intimidatori, mafie, agromafie e corruzione.